Buonasera, questa sera voglio togliermi un sassolino dalle scarpe, anche più di uno. Qualcuno sui social network ha criticato una canzone che ho scritto, a cui ho fatto un video, che è Montesilvano, la mia città. Io accetto tutti i tipi di critiche per quanto riguarda l'argomento. Sono stato criticato e anche preso un po' in giro con gli sfottò da qualche impresario e musicista sulla realizzazione dell'opera. Chi mi conosce sa che la mia musica è musica a costo zero, per cui senza sale di incisione, senza case discografiche e nessuno che possa guadagnare sull'opera. Io abolirei anche la SIAE se fosse per me, me la trovo una truffa proprio patentata, e sto notando che artisti molto più importanti di me la pensano come me, per cui non sono io a cavalcare l'onda, ma è da tempo che dico questa cosa, per cui adesso c'è un risveglio delle coscienze globale. Per quanto riguarda la critica alla mia canzone o alla realizzazione, io dico solo questo: ho pensato alla mia città, ho scritto un testo. Ho scritto le musiche, mi sono arrangiato le musiche, poi ho suonato dal vivo con la mia tastiera che è una Roland E50, quindi anche una tastiera datata, e cantando live ho registrato con un registratore multitraccia, che è uno Zoom R24 per chi potesse capire di cosa sto parlando. Semplicemente questa è proprio musica a costo zero. L'amico Simone Marroncelli, che ha ascoltato il pezzo, mi ha detto: facciamo un video. L'abbiamo realizzato con pochi mezzi, perché anche a livello video come si dice, le attrezzature non sono super professionali, e poi lo abbiamo postato su YouTube. Ne ha parlato il centro, ne hanno parlato tante testate giornalistiche. Ha suscitato anche un po' di scalpore su Facebook. Io sono stato cacciato da diversi gruppi Facebook che hanno ritenuto la mia canzone offensiva per quella che era l'immagine di Montesilvano, anche se noi in video poi tante brutture della nostra città non le abbiamo fatte vedere. E questo comunque ha fatto parlare di me come artista. E quindi dico: forse l'opera non è stata realizzata bene, chissà se ci fosse stata una casa discografica dietro, se l'avessimo registrato in sala di incisione con la campionatura di alcuni strumenti, con degli arrangiatori professionisti, chissà che prodotto sarebbe potuto essere questa canzone. Quando voi criticate, perché la critica, se viene da un ignorante, ci sta uno. Non se lo toglie il sassolino dalle scarpe, ma quando ti critica un musicista ti viene da dirgli due parole, e ve le voglio dire. Tu che mi critichi, stai facendo la cover di Tizio, la cover di Caio e la cover di Sempronio. Sai perché fai le cover, le tribute band di Tizio, Caio e Sempronio? Perché non hai un cazzo di nulla da dire. Quindi sei uno strumentista che vieni pagato per fare la fotocopia di un artista. Fotocopia a colori, fotocopia bianco e nero, fotocopia sbiadita, fotocopia. Sei una fotocopia. Io suono roba mia, capisci? Quindi quando mi critichi ti dovresti fare un esame di coscienza. Per quanto riguarda poi la scarsa qualità del prodotto, ti posso dire una cosa: Schumacher ha vinto un mondiale in Benetton, correvano Ferrari, correvano McLaren e Williams, vinse Schumacher in Benetton. Chi sa fa, chi non sa può solo criticare. Au revoir, à tous les mots.